Ma intanto allora ringrazio il sindaco perché ha subito accolto la mia apertura e ha chiesto questi minuti di sospensione. Come avevo accennato in premessa, ha cercato di fare, di fare una condivisione di quello che è il nome di Stefano Simoncini e l'ho perso davvero tanto perché con lui sono sicura che questo cambio di passo ci sarà, soprattutto nei modi, nella gentilezza, nella concretezza, ma anche appunto nella gradevolezza di parlare con voi. Quindi davvero grazie per come si pone e per quello che ha fatto. Per quanto riguarda la possibilità di votare congiuntamente maggioranza e minoranza la persona di Stefano Simoncini, purtroppo però devo esprimere comunque la nostra perplessità e il nostro timore che quella persona non possa comunque rappresentare tutti e essere garanzia delle minoranze. Purtroppo oggi nella prima seduta del Consiglio Comunale, dove lui deve accreditarsi anche con le minoranze per essere eletto, purtroppo già oggi è partito il primo aggettivo di ottusità ed è partito il primo modo di fare che ci intimorisce per quello che poi potrà essere il futuro. Però di nuovo, ringraziando per la disponibilità del sindaco, vorrei comunque fare a nome di tutto il gruppo di minoranza una controproposta e quindi dire che saremo disponibili a votare un altro nome e un'altra persona individuata dall'attuale maggioranza. Quindi se la maggioranza fa un altro nome, noi siamo disposti a votarlo. Grazie. Grazie consigliere. Grazie Presidente.
Noi questa sera, nel discorso del consigliere Sconcini, non abbiamo ricevuto un confronto costruttivo, ci ha dato degli ottusi. Per rispetto della mia persona e di tutta la coalizione di opposizione, il mio voto non può essere che di astensione. Grazie. Grazie.